Yamaha AG06. Facciamo un unboxing. Ciao e benvenuto in questo video nel quale farò l'unboxing dello Yamaha AG06. Sarà un video molto veloce, molto easy, nel quale voglio semplicemente farti vedere che cosa c'è dentro la confezione del mixer Yamaha AG06. Poi ci sarà un prossimo video più in là nel quale, dopo che avrò testato bene il mixer, ti farò vedere come funziona, come suona e faremo un po' di test anche con vari microfoni. Per adesso, beccati l'unboxing. Allora, oggi facciamo l'unboxing dello Yamaha AG06. Allora, proviamo ad aprirlo senza distruggere nulla. Ok. Allora, quello che abbiamo è un manuale. Non so chi leggerà mai questo manuale in tutte le lingue del mondo più uno, ma mettiamolo da parte. Poi cosa abbiamo? Cartone. Oh, eccolo! Ecco il nostro mixer. Vediamo un po'. Proviamo ad aprirlo in maniera delicata senza distruggere nulla. Forse ce la facciamo. E eccolo qui. Eccolo qui. Il nostro Yamaha AG06. Molto bello. Allora, la prima impressione è sicuramente quella di un mixer pesante, non plasticoso, è tutto in metallo. Molto belli anche al tatto i potenziometri. Ok, vediamo cos'altro c'è nella confezione. Un cavo USB per connetterlo a questo tipo di cavo USB. Ok, 2.0, e poi c'è un alimentatore per nel caso in cui vogliamo usarlo con smartphone. Ok, quindi c'è questo cavo e basta, niente più. Ok, questo è il contenuto della confezione. Quindi il mixer, guarda la mia mano, si presenta in questo modo. Possiamo anche prendere un microfono per fare il paragone. Questo è un Behringer SL75C, quindi il clone dell'SM57. Questa è la dimensione e questa è la dimensione, ok? Giusto per darti un'idea. Quindi molto molto piccolo, ma allo stesso tempo pesante. Ok, questo era un video di unboxing molto veloce e ci vediamo presto per la recensione. Bene, spero che questo video, per quanto molto semplice, un po' un test di unboxing, ti sia piaciuto. Ti ricordo di iscriverti al mio canale e di cliccare sulla campanellina in modo da essere sempre aggiornato sui miei prossimi video. Per ora è tutto, alla prossima, ciao!